Ciao! Allora, oggi vi mostro i prodotti flop del mese di dicembre. Ebbene sì, ce ne sono, e come se ce ne sono, e direi di iniziare subito. Il primo flop, e devo dire che è un super flop, sono questi cotonini. Si chiamano Soffice Makeup, sono dischetti 120. Ideali per la cura della pulizia, senza coloranti o candeggiante ottico, eccetera, eccetera, eccetera. Questi qui, guardate bene la confezione, eccola, perché se vi capita, evitatela. Allora, li ho comprati al supermercato perché ero rimasta senza cotonini e non volevo andare fino in città per andare al Tigotà o alla saponeria. Ho detto, vabbè, sto facendo la spesa, prendo anche questi. Evitateli, intanto perché sono, ne ho uno qua così ve lo faccio vedere, è sottilissimo, è proprio sottile, quindi cioè, si vede, vedete che si vede dietro, quindi è bruttissimo. Poi è poco zigrinato, non strucca niente, perde i pelucchi e oltretutto non è orlato, quindi viene proprio. Quando lo tiri su dalla confezione viene su così ed è bruttissimo perché è tutto peluccoso. Ecco, allora non va bene per struccare perché con il trucco che ho io, ad esempio, mi ce ne vogliono 4, 4 sicuri o anche 6, dipende. Quindi no, assolutamente. E non vanno bene neanche per rimuovere lo smalto perché sono talmente sottili che appena vai a schiacciare un attimo, aspetta che schiaccio, vedi così col solvente. Ho fatto il buco, quindi davvero sono, cioè, c'è il buco davvero, quindi sono orrendi, non riesco a farci niente, devo usarli doppi, però davvero perdono tantissimi pelucchi, quindi sono anche costati e assolutamente no, sono molto meglio quelli del discount tra i due e costano molto meno, quindi super bocciato. Secondo prodotto che è super boccio è questo deodorante della Perspirex. È il Comfort antitraspirante roll-on e me l'ha inviato la ditta ed è questo qui. Allora, come vedete ce n'è ancora dentro ed è incredibile. Allora, intanto io ponevo molte speranze su questo prodotto perché ne sentivo parlare bene. E il profumo è pungente, super alcolico e resta sulla pelle, quindi oltretutto è bello pesante, però dico vabbè. Le istruzioni sono abbastanza lunghe, quindi ho provato a seguirle fedelmente. Quindi va applicato la sera prima di andare a letto sulla pelle pulita, si lascia agire tutta notte e la mattina si rimuove con acqua tiepida e magari appena un po' di sapone. E non va riapplicato perché in teoria agisce durante la notte, si è andato a depositare sulla pelle e dovrebbe restare lì. Si può riapplicare anche il giorno dopo, o così per 3 o 4 giorni, fino a quando non ha bello tappato i pori dove c'è sudore, non mi viene in mente nome, aiutatemi, e poi si dovrebbe rimuovere da solo con il naturale processo di rinnovamento cellulare. Allora, dopo 2 giorni di applicazione, dove comunque io non è che sudo chissà cosa, ma con i maglioni un pochino. Sì, anche in inverno. Dopo 2 giorni di applicazione, la zona dove l'avevo applicato, ha iniziato a riempirsi di vesciche, piccole vesciche molto pruriginose. Quindi io lì ho interrotto l'applicazione e ho detto boh, basta. Allora, io utilizzo tanti tipi di deodorante, normali, spray, roll-on e qualunque altro di tutte le marche, anche profumati, non c'è problema, non ho le ascelle sensibili, ma questo mi ha fatto reazione e quindi io dico, se avete anche solo un minimo di dubbio, lasciate stare, perché costa tantissimo e no, questa reazione a me non mi va bene. Ci sono delle, nel caso di sudorazione molto intensa, ci sono delle marche più economiche che comunque è da tanto che sono in giro anche. Le ho provate qualche anno fa e non mi hanno dato problemi. Quindi questo assolutamente lasciatelo stare. E mi dispiace, ma anche se me lo hanno inviato, quando mi capita così, io lo dico subito. Ultimo flop per questo mese e si vede che questa collezione proprio non doveva andare, ma è della Essence, una trend edition, la Rebels, e questo è l'Hip & Cheek Pot.
La Rebels è una trend edition abbastanza vecchia, che però io ho trovato da Tigotà nel cesto delle offerte a 1 euro. Si tratta di un vasetto dove era contenuto un prodotto che adesso vi mostro, uno swatch, che doveva andare bene per le labbra e come per le guance. Vi faccio vedere un attimo com'era il colore. Allora, prima di tutto, il fatto che fosse un vasetto che ci dovevo mettere il dito non era né comodo né igienico. Comunque, il colore non era proprio un granché, forse in estate, dato che è edizione primaverile estiva. Però, come gloss o come balsamo per le labbra, assolutamente no, perché ne applicavi un po', restava lì un pezzo colorato, un pezzo no, perché si spostava, e dopo neanche un'ora andava tutto ai bordi. Quindi assolutamente bocciamolo come gloss. Proviamolo come blush. Allora, da solo lo applicavi, ma essendo un prodotto in crema, va bene che io ho la pelle mista, ma se lo applicavi tendeva a sparire, proprio sparire, nel giro di neanche un'ora, e lasciava solo questa patina lucida. Che già ho la pelle mista, un'altra roba in lucido in più, evitiamolo. Ho provato allora, dato che alcuni andavano bene di questi in crema, l'ho provato come base per il blush. Quindi lo applichiamo bello bene a modo e poi ci mettiamo sopra un altro blush. Bene, e poco tempo, in poco tempo si andava a spostare il colore. Quindi anche in questo caso lasciamolo perdere. Ecco un'altra trend edition, sempre la Rebels. Sì, anche l'altro prodotto. Quindi diciamo che è proprio una trend edition che per fortuna che ho preso a 1 euro e non a prezzo pieno, perché è super bocciata e questo prodotto non dovrebbe essere più in commercio. Ma se lo trovate in quei cesti da 1 euro o 1,99 euro, evitatelo, perché sono tutti soldi spesi male. E quindi via, anche questo. E quindi questi erano tutti i prodotti flop del mese di dicembre e spero che voi non vi siate imbattuti in questi, ma fatemi sapere se qualcuno di voi li ha provati, come si trovate, perché ovviamente questa è la mia opinione personalissima. Un prodotto che io odio, a voi potrebbe essere migliore, quindi ok. Se invece non li avete provati, siete curiosi di provarli, pensateci un secondo, ma comunque la mia opinione personale. Io come sempre spero sia stata utile. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like, iscriviti al canale, così non perdi le prossime recensioni di beauty e alla prossima. Ciao!